non solo risultati, ma profili, narrazione, curricula che rappresentano un contesto particolare. Un contesto particolare, così il noto giornalista maceratese Enrico Maria Scattolini ci presenta l'uscita del suo prossimo libro, Rata da scoprire, un volume ideato e scritto a sei mani con Paolo De Felice e Andrea Fabiani. Il nuovo volume è stato annunciato domenica scorsa in occasione della prima gara del campionato di eccellenza Marche 2022-2023 per la cronaca vinta dalla maceratese 2-1 sull'Atletico Gallo e soprattutto dell'inizio dei festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione della società sportiva. In città è stata anche organizzata una mostra fotografica, gli antichi forni con vessilli e cimeli di un secolo di storia del club. Allo stadio Elvia Recina invece sono sfilate tante vecchie glorie biancorosse, molti di loro protagonisti proprio del nuovo volume, nomi altisonanti che rievocano i successi del passato. Considerare la Maceratese non solo per i suoi risultati tecnici, ma anche come palestra di vita, soprattutto quando era direttore sportivo, il settore giovanile era gestito dalle maestro Tonino Seri. Dunque un'idea diversa dal solito, con i tre autori che sono partiti dai più importanti momenti di gloria come l'anno 40-41 e la partecipazione alla Serie B, oppure l'anno 66-67 del campionato perso contro il Perugia, o le epoche ancora più recenti dei presidenti Monachesi e Tardella, per poi raccontare delle storie dei uomini. Spaziare il più possibile su campioni maceratesi che sono, diciamo, che hanno, si sono elevati a massimi livelli del calcio nazionale, ma anche i campioni del calcio nazionale che invece sono venuti a giocare a Macerata, tipo i fratelli Rossetti, tipo Gian Fardoni, più recentemente Rigamonti e tanti altri. E poi, diciamo, trattare, approfondire anche i profili dei giocatori maceratesi invece che, pur non elevandosi ai massimi livelli calcistici, però hanno utilizzato il calcio appunto per finanziare le proprie attività di studio, le proprie attività professionali, e quindi garantirsi un futuro, professionisti, medici, commercialisti o semplicemente commercianti, artigiani.